Ho capito. Sì, non ti riconosci neanche, giusto? Esatto, esatto. Vedi, sono in Messico e penso continuamente a quando potrò venire qui a trovare Lucia. È una scemenza, no? Sì, ma se volevi riconquistarla, hai sbagliato tattica. Non ci riuscirai sì, più. Sì, lo so. So che la mia relazione con Lucia ormai è finita. È stato solo un ultimo tentativo. Sì, ma perché? Perché proprio la ragazza che ti piace non ti considera? Perché? Perché proprio lei? Tu non parli di Lucia. No, non parlo di Lucia, no. Beh, volevo solo dirti questo. Io lo so che non potrei perdonarmi, ti capisco. Comunque, grazie lo stesso di avermi ascoltato. No, ti sbagli. In che cosa? Ti perdono. Ti perdono. Grazie. Bene. Ci vediamo. Ciao. Allenati sul rovescio perché... Beh, no, è un consiglio. Solo un consiglio. Niente di più. Lascia stare. Grazie e ciao. Perché ci mette tanto la bambina? L'avranno ricoverata. Non preoccuparsi, signorina Sofia. Sua madre starà bene. La cattiva erba non muore mai. Bambina! Pronto, bambina! Pronto, sono l'avvocato Saldivar. Potrei parlare con la signora Malala, per favore? No, Eugenio, sono Sofia e mia madre non c'è perché ha avuto un problema di salute. Ma se vuole lasciare detto, le riferisco il messaggio. Sì, dille che ho già trovato quello che mi ha chiesto e che glielo sto mandando lì. Va bene, glielo dico, arrivederci. Non era bambina. Malala! La stiamo aspettando! Scusa, sai, ma tua madre è una gran testarda, io gliel'ho detto. Il medico deve venire qua, non deve andarci lei. È anche vecchia, è una cosa incredibile. Mammina! E Malala dov'è? Il medico ha detto di essere forti. Oh, guarda! Mammina! No. Zitta, stupida! E smettila di piangere! Voi non sapete cosa mi è successo! Non sapete che tragedia ho vissuto! Mamma! Ma perché riesci sempre ad attirare l'attenzione più di me? No! 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 Ti fanno male? No, tesoro mio, non possono, sono morte. Ti giuro, sono morte. Poverina. Non sento niente. A me sì che fa male la gamba, davvero. Ecco qui, arriva da mangiare. Permesso? Perché non si può muovere. Oh, grazie mille, mia cara. Lo so che pensavo. Comprate uno di quei passeggini per gemelli, così andate di qua e di là insieme. Non essere fuori luogo, ti prego, Florence. Non l'ho detto con cattiveria, l'ho detto così, come un suggerimento. Sa mica dov'è Facondo, se n'è andato senza salutare. Avrà avuto un motivo, no? E che vuol dire? Non sopporto chi lancia il sasso e ritira la mano. Senti, non ti rispondo perché... Pronto? No. No, Facondo, stiamo per sederci a tavola e non posso passartela. Che peccato. Un altro fuoriluogo, chi era? Facondo. Che c'è per cena? Perché non me l'ha passato? Perché no? Perché non tollero interruzioni all'ora di cena. Greta, per favore, porta il cellulare nel mio studio. Ja, Herr Federica. Ma che rabbia che mi fa! Che cosa le costava? È stato un maleducato a non passarmelo. Come hai detto? Cosa? Herr Federica! Telefono per lei. Chi è? È una certa Mercedes. Ma guardate che faccia tosta! A me non lo permette e lui invece ha risposto. Piccola mia, ora che sono andati via tutti, ti volevo dire una cosa. Adesso che sono paralitica per colpa tua, resterai con la tua mammina? Mercedes, grazie mille per aver chiamato. Volevo chiederti, che tipo di relazione hai tu con Facondo Velasco? Cosa le interessa di Facondo? Le ho chiesto che cosa le interessa di Facundo. Ma cosa fai? Sei pazza? Lei è pazzo, prima lo fa seguire da Mattia. Se ora prende un signore non per controllarlo. Non il signore, è Mercedes, è la mia... Signore o signora, fa lo stesso. Ringrazi che sono molto educata, se no le spaccherei la faccia all'istante. Mi ha rotto il cellulare. Florenzia! Non ne posso più, sto tutto il giorno a cucinare
E nessuno mangia niente in questa casa, ma qual è il... Come va, mamma? Come sta Malala? È completamente bloccata, sembra proprio imbalsamata. C'è anche la rima. Ma scherzi a parte, mi fa una gran pena. Amore mio, per fortuna sei venuto, tesorino. È stato orribile, spaventoso. Spaventoso. Ma è così grave? Sì, perché mia madre non cammina più per colpa mia. Io non me ne posso andare se lei sta così. Non è stata colpa tua, è stato un incidente. Tu non c'eri, è stata colpa mia, ti prego, non contraddirmi. Va bene, ma... Scusare, Sofia, tua madre richiedere bicchierino di liquore. Sì, me l'ero dimenticata. Ora te la farò pagare con gli interessi. Sofia! Sofia, cara, dove sei? Sono dove qui. Sei? Dov'è il bicchierino di liquore che ti ho chiesto? Te lo porto subito, mammina, te lo porto. In fretta, tesoro mio, per favore, ho tantissima sete. Stai tranquilla. Pedro, portami tranquilla, via, per favore. Mammina. Da quell'altra parte, Pedro! Uff! Ora sì. Qui è tutto a posto. Arrivederci. Sì, arrivederci. Aspetta un attimo, ho qualcosa da darti. Questa è per avermi coperta sulla mia bugia della paralisi. E quest'altra è un anticipo. Perché ti allontani per sempre dalla mia Delfina. Va bene, grazie. Accetto la prima e rispetterò il patto. Ma sull'altra... Non ho nessuna intenzione di farlo, quindi non la voglio. Non sfidarmi, autista. Oh! Mamma! Stia attenta, signora, mamma, la prego. Cosa ti è successo? Volevo passare dalla sedia a rotelle a letto, ma le mie gambe non ce l'hanno fatta. Non so quando potrò ricominciare a camminare, santo cielo. Le fa male? Sto benissimo, e tu? Vattene. Grazie di tutto. Ha chiamato Saldivar, ti manderà una cosa. Che cosa? Quello non me l'ha detto, però sta arrivando. Sei una stupida. Non sei neanche in grado di prendere un messaggio. Spostati. Fammi passare, spostati. Mammina, come stai? Sto bene, cara, bene. Sono solo stanca di fare la paralitica. Ma la faccio proprio bene, vero? Sono bravissima a trascinare le gambe sul pavimento. Come uso le ruote. Sono pronta per Hollywood. Greta? Greta? Vado a buttare la spazzatura! Oh! Domestica esce a buttare la spazzatura. Sì. 30 secondi dopo, domestica ritorna. Interessante. Non ci capisco più niente. Fino a 5 minuti fa non mi salutavi nemmeno. Mia madre mi ha appena detto che hai rifiutato i soldi che ti ha offerto per stare lontano da me e mi è sembrato molto dolce. Vuoi dire che non ti sposerai con Federico? No, vuol dire che tu farai sempre parte della mia vita, anche se io sarò la moglie di Federico Fritzenbalden. L'hai avuta vinta tu, Monciosa. D'ora in poi resterai a vivere qui a casa con noi. Ti avviso, devi fare molta attenzione, altrimenti ti troverai molto male. Certo, Delphi. Il piede! Scusami tanto, Delfina. È che ultimamente la mocciosetta è un po' cieca. E tu, Pedro, ordina un'altra sedia a rotelle. Ciao! Come ha detto che chiamarsi? Non gliel'ho detto. Pite, Tatove ha detto che venire? Non le ho detto neanche questo. Per quale motivo ha detto che essere qua? Io non le ho detto niente. Oh, senta, er nessuno. Lei prende me per imbecilla? Lei mi vede così piccolina. Ma non conoscermi affatto. Se io mi arrabbia, essere peggio di Valchiria con corna così. Moltissimo pericolosa. Capire? Devo parlare subito con la signora Maria Laura Torres Oviedo de Santillán. È una questione di vita o di morte? Oh. Essere là sopra in camera sua, io accompagnare. Prenda, buona donna. Grazie per l'informazione.
credere me una mendicante? Ehi, signor Nessuno! Io non ti capisco, sai. Ora hai Clara e hai questa faccia da funerale. Ti sei visto allo specchio? Non sarà che ti piace quella un po' più bruttina? Sì, è vero. Sono proprio un cretino, perché è da tanto che soffro per Clara. E ora non so neanche cosa voglio. Ora devi andare a letto. Domani vedrai tutto più chiaramente. Sono a letto, ma non riesco a dormire perché mi lanci sempre quella pallina e non ci riesco.